Campionato di promozione girone A, Alessio Scravi si sfidano Taggia contro Pallare. I padroni di casa sono a 4 punti classifica e sono reduci dal pareggio interessante per 1-1 sul campo del Bragno, mentre il Pallare è ancora a 0 punti in classifica e arriva dalla sconfitta casalinga per 2-0 contro il Legino. Mister Carmelo Lucci schiera in avanti Bomber Marco Prunecchi, supportato da Giuseppe Raguseo e Giorgio Brizio. Torna anche Bruno Raguseo dopo un mese di infortunio, mentre Mister Adami schiera in avanti Bomber Realini, supportato da Laudando e Pizzolato. Passiamo alla cronaca del match. Primo tempo praticamente dominato dalla squadra di Carmelo Lucci al nono, lancio di 40 metri di Bruno Raguseo per il gemello Giuseppe, che stoppa, si accentra, lascia partire il bolide, Marenco si salva così in corner. Al decimo vantaggio del Taggia, Tarantola batte un corner corto con Prunecchi che gli riconsegna la palla, cross interessantissimo in mezzo, ci arriva Giorgio Brizio che devia quel tanto per mettere fuori casa Marenco e portare in vantaggio i suoi. Secondo centro stagionale e consecutivo per Brizio dopo la rete di Bragno. Al quindicesimo bellissima azione in uscita dall'area rigore del Taggia, da vedere in religioso silenzio. Al diciottesimo lancio illuminante di Andrea Moraglia per Pesco, botta centrale che fulmina Marenco e raddoppio del Taggia. Andiamo a vedere l'esultanza di Matteo Pesco. Al 37esimo esterno per Leggio da parte di Tarantola, numero 10 locale, gigioneggio al limite dell'area di rigore, poi vede Prunecchi, prova il lob morbido di esterno, fuori di poco. Soddisfatto Carmelo Lucci in panchina, dell'umore diametralmente opposto ad Ami, che spera di finire il primo tempo così, invece così non è, perché arriva la terza marcatura del Taggia, ancora con Matteo Pesco che firma la prima doppietta tra i dilettanti. E dopo un minuto di recupero l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Nel secondo tempo il Taggia entra in campo con un altro spirito e il Pallare prova ad approfittarne. Al 60esimo esce fuori Giorgio Brizio per far spazio a Davide Rovella e al 62esimo bella iniziativa di Laudando che vede smarcarsi Realini. Il Bomber a 2x2 con Ventrici non può sbagliare e porta il risultato sul 3-1. Al 67esimo Ventrici ha un'incertezza, Ambesi è bravo a leggere l'azione e a sventare la minaccia. Al 70esimo il Pallare rimane in 10, Laudando viene espulso dal direttore di gara per una parola di troppo. All'84esimo ci prova anche Pizzolato, bel dribbling il suo, però il tiro è troppo centrale ed è attento Ventrice. Arriva il triplice fischio finale, Taggia batte Pallare 3-1.